Se scopre qualcosa ci avvisa. In fretta, microfoni e fili. In fretta, microfoni e fili. In fretta, microfoni. Ma se ce l'hai te? Ah sì, ecco. Non so cosa sia accaduto con quei soldi, ma grazie ai microfoni scoprirò la cosa importante che nasconde mia nuora e che non so cosa sia. Cosa c'è, caro? Hai perso la mia nipotina e non riesci a trovarla? Non so di che cosa stia parlando. Mi scusi. Fatto! Abbiamo appena firmato 3 anni di collaborazione di grande successo. È di affari milionari, Franz. Grazie a te, Federico. È stato un bel piacere. Permesso, signor Freezer. Bravo, bravissimo. Bene. Vi porto dello champagne per festeggiare. Solo se il signor Fritzenwalden me lo ordina, è chiaro? Quando vorremo lo champagne per festeggiare, te lo chiederemo, Delphi. Florenzio. Franz, mi dica, come sta la meravigliosa porta di Brandeburgo? Ma davvero lei conosce Berlino? Scusate, Florenzia, perché non vai a vedere come stanno i bambini? I bambini stanno in condizioni eccellenti. È incredibile! Da quando è arrivata lei non si sono più sentiti. Ma mi dica, come ha fatto a farli stare zitti? Ai miei metodi. Torno subito, torno subito. Ci scusi. Dove andate? È successo qualcosa al barone? Non al barone, ai bambini. Ai bambini? Cos'è successo? Non lo so, sono troppo calmi e Delfina ha fatto qualcosa per farli stare così. Se li ha buttati in piscina con una pietra al collo, la uccido con la carogna. Signorina Delfina, dove ti sei cacciata, amore mio? Bambini! Bambini! Bambini, siete lì? Sì, apri la porta, Franco. Ah, che si fa adesso? Beh, uscite dall'altra porta, uscite dalla camera di Franco. È veramente una ghiera. Sarà meglio che mi facciate uscire subito, perché io non c'entro niente, è pazza, mi sta aspettando. Certo, subito. Non riesco a credere che Delfina sia stata capace di fare una cosa simile. Non riesce a credere che sia capace, ma mi prende in giro. È capace di questo e altro. È capace di aver gettato la chiave nella fogna e se non riusciamo più a tirarli fuori... E mia zia... Bambini! Mi manda i soldi dalla Germania per poter comprare il biglietto e così io ne approfitto per andare ai musei, a teatro, all'opera. Ma che brava! Bene, sono contento che i fratelli di Federico abbiano una babysitter di un tale livello. È che io non sono una babysitter qualunque, No, io sono una istitutrice internazionale. Le faccio i miei complimenti a... Mi fa male! Lascia! Pensavo che non saresti tornata. Ti ho detto che ti avrei aiutato. E poi non devi superare quell'esame. Per favore, non guardarmi così. È che non riesco a credere che sei una suora. No, non sono una suora, sono una novizia. È per questo che a volte sto in borghese. E quindi sei ancora in tempo per cambiare idea. E ora che c'è? Niente, mettiamoci a studiare. Sì, perché non ho molto tempo, dai. Sai che cosa sei? Sta a fare? Sei Pedro, lascia! Per favore, togliti! Ma io non capisco! Le aveva messo le mani addosso. Ma sei matto? Come ti viene in mente un'idiozia simile? La verità è che io sono scivolato su qualche cosa e sono caduto su questa ragazza. Sì, ha ragione, ecco il pasticcino tutto pasticciato, poverino. Io mi sono confuso. Ma lei reagisce sempre così violentemente quando si confonde, giovanotto. Questo è davvero imperdonabile, dopo faremo un discorsetto. Federico, basta, è tutto finito, Franz sta bene, quindi basta così. Lo scusi, barone, il fatto è che Pedro è il fidanzato della babysitter ed è terribilmente geloso. Non è vero, amore? Sì. Poverini. Va bene, dimentichiamo tutto. È stato un equivoco. Piuttosto, lei sta bene, Florenzia? Sì, ora sto benissimo. Grazie mille, davvero. Sì, allora, non si preoccupi. Prego, dammi la chiave della camera dei bambini, per favore. Dammela. Prendi. Occupati pure dei bambini, di quei mostri, e poi non lamentarti. Ciao! Pedro, vieni a chiedere scusa al signore. Da un birbone al barone. Mi scusi, non volevo picchiarla. Ho pensato male. Sì, d'accordo, ma è colpa della maledetta gelosia che porta sempre solo alla violenza.
Adesso vada pure, però in futuro impari a controllarsi. Franz, scusami, non ho le parole per spiegarti perché hai reagito così. Ti chiedo scusa. Ma certo, perché quella è una ragazza bellissima e si nota da un chilometro che quel ragazzo è innamoratissimo. Ti prego, Maya, fai di me uno schianto. Sei sicura di saper usare quella piastra? Certo, cosa pensi che perché non so piegare una maglietta non sappia usare la piastra? E poi questa la so usare chiunque. E dimmi, perché vuoi essere uno schianto? Hai conosciuto un uomo? Uno spazio? No, ma potrei conoscere da un momento all'altro l'uomo della mia vita perché sto io cerco. Salve, Chris, non licenziarla perché mi aiuta nell'orario di lavoro. È una povera bimba che cerca l'indipendenza. Dai, smettila, non c'è problema. Te l'avevo detto, Clara non viene? No, è malata e arrabbiata perché non siete andate. Non sapevo niente. E Nicholas dov'è? Ha una riunione per la gita scolastica, se ho capito bene. Qui nessuno sa niente di nessuno, per questo siamo così soli. Davvero? Perché tu ti senti tanto solo e anche abbandonato, Pepita? Parlavo in generale, per Sofia, per esempio. Cosa è successo a Sofia? Non so, è strana, è violenta. Un po' strana lo è. Dai, ma sei buonissima, non è mai picchiato nessuno. È lei che viene picchiata, sembra un pungipolle, non si lamenta nemmeno, poverina. Sofia, cosa facevi di sopra? Stavo pregando in pace e raccoglimento. Pepita, mi dispiace se ti ho dato l'idea di una persona violenta. No, sono stato io a farmi un'idea sbagliata. Se vuoi ti canto una canzone per darti un po' di serenità. Mi piacerebbe davvero tanto. Sì. Deve sembrare un incidente. Non ne posso più. Quell'idiota di Pedro per poco non rovina tutto. Ora basta, non ne posso più di questo circo. E tu? Che cosa ti prende? Perché non ti sei buttata addosso a Franz, che è una persona grande, che è vedovo come te, che ha figli grandi, che ha più soldi di Federico? Non ho potuto, amore mio. Io di solito ci riesco, ma non ne ho avuto l'opportunità. Io non posso continuare a rimare da sola. Io voglio andare via da questa casa. Me ne voglio andare al più presto, hai capito? Me ne voglio andare, voglio liberarmi di tutto. Voglio lasciare Federico a Florencia. No. Sì, no. Sì. No, te lo chiedo per favore, dico. Perché piangi? Che vuoi che ti dica? È stata una giornata molto dura. Tu credi che stia con le braccia incrociate? No! Sai cosa significa vedere il piccolo Carlo sbaciucchiarsi con Federico? E poi dover sopportare quella decerebrata di Amalia. È terribile. Cosa ha fatto Amalia? Ha letto gli appunti segreti di Bonsella. Cosa? Sta mentendo. Io non ho letto niente. E quindi il nocciolo di tutto questo è nei suoi appunti, dottore. No. Ci deve essere un errore, signora. Tutto questo è molto strano. Allora parli subito. C'è qualcosa di molto importante che tutti noi dovremmo sapere. Ah, amore mio, ti senti davvero meglio? Sì, ho pregato come mi hai detto tu e mi sento in pace con me stessa. Ti ringrazio. Meno male, non sai che bella notizia che mi dai. Eccovi qua. Perché non mi avete detto niente di Alana? Di Alana? Che cosa? Andiamo, Titina, avanti. Ci conosciamo bene noi due. È stata qui 3 ore e non vi ha detto niente di niente. Niente di cosa? Fa? Di cosa? Che è una suora, capito? Beh, che sta per diventarlo, è una novizia. Ma allora questo è un segno? Eh? Che... Certo, perché tu parli di Dio, io prego, mi sento in pace. E all'improvviso arriva questa ragazza ed è una novizia, vero? Mi apre il suo cuore. Quindi tutto mi porta al Signore. Ah, no. Te lo chiedo per favore, non spaventarmi. L'unica cosa che ti manca ora è volerti far suora. Ah, figurati. Suora?